sicuramente anche perché non vorrei stancare di tanto. Purtroppo gli argomenti in discussione sono tanti, chiaro che in una sera non possiamo dedicare tutta la vita passata, presente e futura del Comunino Gara, perché bisognerebbe scrivere un libro magari 300 pagine non basterebbero. Andiamo, mi piacerebbe andare un po' sul concreto e magari mettere i due o tre punti e focalizzare soprattutto questi. Allora, per quanto riguarda i lavori pubblici, chiaramente qui si è Falco comunque a nome anche di Montemezzi si era espresso sul discorso chiedendo chiarimenti sul potenziamento di parcheggi in piazza, chiaramente quelli che si possono fare con minimo di spesa, poi in realtà ha parlato anche un po' il sindaco di questo. Ricordo comunque al consigliere Falco che all'opposizione eravamo assieme noi, non Montemezzi. Montemezzi era dalla parte della maggioranza che approvava la piazza. Okay, quindi non è che, a meno che adesso col tempo non abbia cambiato idea anche su questo, comunque Montemezzi ha approvato la piazza. Questo adesso invece è d'accordo con te, quindi è d'accordo anche con me che la piazza non fa. Vero? No, Simone prima ha detto che tu all'opposizione, perché non si ricorda il tuo primo periodo che è maggioranza, ecco. Allora, eri giovane. Non ricordo Simone, cioè dire lui, ricordo solamente questo, noi cerchiamo di mettere un po' mano alla piazza per renderla un po' più vivibile. Hai tentato anche te quel discorso, no? Sensi unici, non è che non ci avete pensato, perché né a me né a te piaceva, non ci piace tuttora, ma non tanto, non vorrei dilungarmi sul fatto urbanistico della qualità del materiale, che secondo me è pessimo e si sta sgretolando, non so se avete visto, ma con pavimenti e autobloccanti, sul fatto che è stata commessa, penso, come si può dire, un grosso errore, tirando via il portico, materiale indistruttibile, materiale che non si piega, non si vede in mezzo agli altri, mettendo l'autobloccante. Quello ci riserverà purtroppo in futuro di grossi problemi. Ecco, quindi vedete la piazza adesso come oggi, domani sarà ancora peggiore, purtroppo. Cercheremo di fare un po' più di parcheggi, limitando il più possibile i costi, perché i soldi non ce ne sono. Il fatto che non ci sono soldi chiaramente limita, come potete ben immaginare, anche le nostre prospettive di lavori pubblici. Perché più di incentivare il più possibile le manutenzioni, perché sul fatto delle manutenzioni stiamo agendo il più possibile, perché purtroppo il paese è abbastanza grosso, purtroppo tra virgolette, comunque ci sono vari aspetti che riguardano il paese, non c'è solo la piazza, e quindi per esempio la cosa che ci siamo dimenticati tutti a questo punto è che c'è anche un cimitero. Il cimitero purtroppo è brutto, diciamo come argomento, ma l'abbiamo trattato negli anni scorsi, si sta anche quello deteriorando e necessita di manutenzione. Quindi è chiaro che se avessimo le possibilità di intervenire anche sulla struttura del cimitero sarebbe ora. Purtroppo ci limiteremo a fare la manutenzione ordinaria che riusciamo a fare con quei pochi mezzi che abbiamo. Allora, vorrei oltretutto parlare, mi scuso se vado un po' così a mozzichi, come dire, un po' a pizzichi bocconi, come dicono a Roma, ma appunto gli argomenti sono tanti, l'ora è tarda e purtroppo anche la curva di attenzione magari cala un po', quindi se magari mi dimentico qualcosa di te lo pure. La rotonda in incrocio di Montalto, come quella delle caselle, sono messa in sicurezza, perché così com'è non è che sia un gran bel incrocio. Però quella di Montalto è focale, perché praticamente girando verso Mantova, se uno cerca un parcheggio, cosa fa? Adesso qualcuno magari potrà anche negarlo, però il 99% dei casi di nogaresi che usano la macchina va a girarsi nel cortile del Molino Mazzoni. Questa è la realtà. Quindi alla fine compie comunque una manovra che non è, diciamo così, eccessa nel codice della strada, perché vai dentro una proprietà per tornare in strada e girarti per metterti. Quindi la rotonda di Montalto chiaramente è una delle nostre idee, condivisa poi penso anche da voi in passato, che bisognerà comunque fare prima o dopo. Poi per quanto riguarda il discorso del patto, che è anche uno degli argomenti principali, allora io direi, io ho fatto circa 10 anni nella posizione, quindi
gli argomenti li abbiamo sviscerati più volte, e stasera si diceva che non c'è un piano viabilistico, purtroppo manca, no? Questo è il vero problema. Cioè, Nogara, o perlomeno chi ha amministrato Nogara fino ad oggi, si è sempre dimenticata questo, tra virgolette, piccolo particolare. E quindi noi abbiamo i camion che arrivano in centro Nogara, vanno verso Legnano, vanno verso Costiglio, oppure Mantova, ma sempre alla rotonda devono girarsi. Penso che una delle cose più importanti, e questo sia uno dei capitoli in cui chiederei la collaborazione anche delle opposizioni, oltre che chiaramente i colleghi della maggioranza, di pensare al piano viabilistico. Cioè, non mettiamo in questi anni, cioè non scappiamo così a dire ma dove trovi i soldi, non ci sono, non sei capace, non ce l'hai. Cioè, cerchiamo di mettere quei due o tre punti magari assieme, anche perché domani, secondo me, chi magari si troverà ad amministrare tra 20 anni al nostro posto avrà la vita magari un po' più facile, ammesso che 20 anni ci resti chiaramente il nostro sindaco. Comunque, diciamo così, se poniamo almeno queste basi, se cerchiamo di capire il problema, di prendere un foglio bianco e tracciare perlomeno una viabilità che si porti fuori dai piedi a questo punto di camion, sarebbe un grande passo. E quindi questo è il primo punto focale che direi di porre anche in discussione. Per quanto riguarda il PAT, più o meno lo stesso discorso. Nel 2004 avevamo uno strumento praticamente finito, perché era stato fatto l'ufficio di piano, erano stati spesi di soldi, 50.000 euro, e praticamente nel 2005 abbiamo preso questo fascicolo, lo dico anche al consigliere Pezzi, Bernardi Pezzi, perché praticamente è successo questo nel 2005, hanno preso il fascicolo e l'hanno inventato nel binomio. È ripetitivo quello che stiamo dicendo, perché l'abbiamo già detto, però questo è successo, abbiamo buttato via soldi e anche con l'acqua sporca abbiamo buttato via anche il bambino, no? E quindi abbiamo ripreso tutto da capo. Riprendendo da capo, in 5 anni non è che non abbiamo sentito, mi riferisco anche al consigliere, non è che non sono stati sentiti i cittadini, sono stati sentiti molto, perché ha messo 5 anni, capito? Però il problema è che adesso ripetere ancora tutta la strategia vorrebbe dire riprendere quei patti fino ad oggi e ributtarlo nei bidoni. È una possibilità, non è che non ci sia questa possibilità, però siamo a questo punto. Quindi o salviamo il salvabile, istituiamo, come ha suggerito il sindaco prima, anche una piccola commissione per sviscerare gli argomenti, perché giustamente è vero che avete fatto 9 mesi, ma è anche vero che c'era comunque qualcuno che ha studiato il patto, e mi sembra un po' stupido magari buttare via anche quel lavoro che è stato fatto comunque dall'assessore a suo tempo, e poi anche da quelli chiaramente magari che c'erano prima, se possono dare qualche consiglio. Quindi il PAT è un libro aperto, chiaramente prendiamo in mano quello che abbiamo trovato, cerchiamo anche con voi di chiudere questa pagina e di approvarlo finalmente, perché sennò ci troveremo qui tra 5 anni e 10 ancora nelle stesse condizioni. Quindi se si può fare un discorso insieme anche su questo, meglio. L'ultimo argomento, cerchiamo, come si diceva prima, viene avanti a Nogara Mare, scusate il gioco di parole, ma non lasciamoci travolgere dall'onda della Nogara Mare, perché con lei arriveranno molti problemi anche viabilistici, questo lo potete benissimo immaginare, e quindi cerchiamo un pochino di anticipare i problemi, okay? Questo dove è possibile. Quindi questo è il nostro impegno sui lavori pubblici, sull'urbanistica e quant'altro. Per quanto riguarda i rapporti con gli enti, posso dirvi che abbiamo comunque instaurato un buon rapporto, perché preso anche da anni fa sia con l'Ato che con l'Ato Veronesi, abbiamo tracciato un piccolo piano, perché Nogara ha comunque un problema, anche se la macchina di riparo, no, si dice così, non dappertutto, però abbiamo l'assetto, e quindi useremo, tra virgolette, quest'arma anche per poter continuare quella linea, come diceva il consigliere Pezzi prima, dove sono stati spesi 2 milioni di euro, ma dove non vediamo a lato pratico nessun vantaggio. Quindi cercheremo, perlomeno nel nostro piccolo, di portare avanti la linea e di seguire, perlomeno di andare a rifornire con l'acquedotto alcune zone in Nogara strategiche, vedi, tipo le scuole, comunque, almeno quelle zone, insomma, più sensibili. E abbiamo anche un'altra idea del castello.
cassetto, come sapete non ha troppo ferma come il paese del terzo mondo, su alcune cose abbiamo delle fognature a cielo aperto. Ecco, quindi, la nostra richiesta è stata anche quella di combinare, quindi siamo in parole, diciamo così, la risposta che ci è stata data è stata affermativa, diciamo con l'altra, era quella mese di combinare il contratto di Sariola ancora a cielo aperto e eventualmente con l'aiuto di altri enti, perché chiaramente di bisogno che partecipino molti, fare eventualmente una ciclabile che collega il centro di Nogara con la zona industriale attuale. Questa sarebbe una buona iniziativa che risolverebbe anche tanti altri problemi. Mi sembra di aver detto più o meno tutto. Le case dell'Alter, sono d'accordo con il consigliere che chiaramente devono andare avanti, adesso i lavori non vanno avanti in maniera spedita, speriamo e facciamo le dita che comunque li portino, hanno 2 anni di tempo per poterli completare. Spero abbiamo un incontro anche la settimana prossima con l'impresa che fa i lavori e anche col funzionario dell'altra regione che segue appunto questo cantiere, per far forza a quello che possiamo e cerchiamo di portare avanti questo discorso, perché c'è necessità di case popolari e poi quelli che sono fermi da troppi anni, veramente è diventata un'indecenza, oltretutto si è aggiunta anche quella casa bruciata, oltretutto lì vicino, cioè attaccata al cantiere, quindi vedremo anche di poter risolvere anche quel problema. Grazie. Bene, vi ringrazio, non dobbiamo votarlo, solo parlo da questo lato, mi sembra che la discussione sia stata ampiamente condivisa, ci faremo anche carico di suggerimenti perché alcuni sono anche interessanti da parte dei consiglieri proprio di cui vengono, quindi facciamo cosa di sé. Per preso dato, favorevoli, contrari, astenuti, 4. L'altro punto, prego. No, volevo solo rispondere perché mi sono scritto in fondo, scusi, al consigliere Moreschi, scusa. Per quanto riguarda le Cuzzisi, abbiamo un problema che riguarda anche la provincia, che praticamente il verde e le ramaglie non possono più essere consegnati in provincia di Verona. C'è stato un problema in una di queste discariche, che qui non conferivamo il verde, e adesso per paradosso sembra che dobbiamo portare le discariche che accettano questo tipo di prodotto, e parlate bene con i debiti, non col camion, perché non possiamo nemmeno fare il travaso dentro le cassoni. Okay, quindi andare con Delio in provincia di Mantova, no, di Modena, scusa, o di Brescia. Costo di questo personale? Ma costo, immagina cosa può essere, tutto le concisi è questo. Ecco, oltretutto, lasciami finire solo questo perché è un po' anche divertente. Andrà a finire che poi quel prodotto verde, che non ce lo accettano perché c'è l'olio dentro, no? Poi quando fa, cioè l'umido, diciamo, sì. Noi buttiamo nel sacchetto, buttiamo anche le patatine, quello che abbiamo fritto, no? Umido. Siccome c'è l'olio, idrocarburo, non lo accettano. Siccome le ramaglie, quando andiamo a tagliare l'erba, per esempio... Ma l'olio non va buttato nell'umido? Se dite fai l'umido, no? Sì. Le patatine che hai fritto magari che non hai mangiato. Ma se non ti dà giucciato, ma deve fare l'olio, mi va bene. Quindi sono gli apportati nella news, dopo i commenti, insomma... Ti dico solo quello che ho sentito l'ultima riunione del Consiglio, perché è un po' paradossale, perché poi andremo a portarle, quindi in provincia mettiamo di Brescia, no? Eccetera, eccetera. Poi per paradosso dovrebbe tornare qua, metti un Camarise, dove c'è un impianto, no? Che appunto segue l'idrocarburo per essere depurato. Concludo, le ramaglie, anche quello è lo stesso problema, perché magari la strada, no? La rotonda, robe varie, trovano dentro che c'è anche lì magari dell'inquinamento, come logicamente sulla rotonda passano tutti i camion e macchine, si inquina l'erba, quindi non si accettano nemmeno quella. Quindi abbiamo un problema sia con l'umido sia con l'erba che potrà innescare, non dico degli aumenti, spero di no. Perché in effetti, come dicevi te, sarebbe logico che il Cuzzise diminuisse le sue bollette, anche perché è inattivo. Quindi l'azienda inattiva ci pagherebbe poi le tasse, quindi sarebbe il caso anche che restituisse l'IVA a quelli che tutto quello l'hanno pagato ingiustamente, visto che c'era una sentenza della Corte della Cassazione a proposito di cui c'è dopo. Chiudo che guarda, Cisi sul mio blog l'ho trattato mille volte. Ecco Cisi, scusa, dico Cisi per la prevenzione. No, ti volevo solo dire, riflettete veramente sulla possibilità di svincolarsi
dare più Cisi, perché lei veramente è... sto parlando per te. No, è perché... Dico, riflettete veramente sul fatto di cercare un sistema per svincolarsi dalle più Cisi, perché lei veramente è una funzione. E il problema, lei le più Cisi, davvero, cioè non è le patatine, le più Cisi che non funzionano. Bollette altissime, comunque spero che ci sia un modo di parlare anche di questa cosa, perché so che i cittadini ti interessa molto questa cosa qua, perché quanti tocchi ne tra qui, siamo bene che interessa tutti. Ecco, no, spero che mi arrivare un modo di discutere ampiamente.